Parlando di Aversa città d'arte, non si può non ricordare il complesso monumentale di San Francesco, che rappresenta l'arte nascosta della città. Nascosta perché dietro questa porta, chiusa con un catenaccio in maniera inequivocabile, cosicché chiarisce che non si può entrare, c'è quello che fu il parlatorio delle suore di clausura che erano presenti nel convento alcune centinaia di anni fa. Oggi, per puro caso, abbiamo incontrato un gruppo di turisti che ha visitato il parlatorio così che era aperto e noi ve lo proponiamo. Siamo in quello che fu il parlatorio delle suore di clausura del convento di San Francesco delle Monache. Le suore si ponevano dietro questa grata per poter parlare con i parenti e questo era l'ambiente in cui potevano sostare in attesa di parlare con i loro cari. Un ambiente che è rimasto integro grazie all'impegno di Don Pasqualino De Cristoforo, che è il rettore del complesso monumentale di San Francesco delle Monache. Un complesso tenuto in maniera brillante, che potrebbe essere sicuramente fra le bellezze artistiche da mostrare ai turisti. Qui è un lato interno, oggi occupato da sedie che vengono utilizzate in occasione di cerimonie, ma che ancora mostra la bellezza di questo luogo. La città di Aversa è fortunata ad avere questa unica realtà artistica che è tenuta così bene e che sicuramente potrebbe essere meritevole di entrare negli annuari dell'arte. Questo è l'altro lato del parlatorio. Da qui entravano i parenti delle monache di clausura che potevano parlare finalmente con i loro cari attraverso le grate. Questa struttura è stata rinnovata negli affreschi grazie all'impegno personale di un architetto aversano che ha provveduto a restaurare tutto in maniera gratuita, consegnando alla città un vero e proprio gioiello.